Che visione del mondo che ci circonda, ma dell'Italia in particolare, ci consegnano in maniera tragica, in maniera così evidente, i fatti di questi giorni? Ma guarda che c'è un problema, secondo me, in Italia, che è un problema culturale, ancora prima che politico e conseguentemente politico, perché quando le istituzioni per prima, negli ultimi 50 anni, hanno tollerato fenomeni, ma anche di più fenomeni di abusivismo edilizio, tollerandoli e trasformando il fenomeno abusivismo edilizio in un fenomeno straordinario ma drammatico di raccolta di consenso Certo, elettorale. certo. Evidente che diventa tutto molto complicato, diventa veramente un qualcosa che da fermare necessiterebbe, diciamo, di una consapevolezza da parte della politica che viviamo in una situazione di emergenza e che quindi deve esserci rigore. E se poi vediamo che io le potrei fare l'elenco dei neologismi che sono stati coniati da vari esponenti ad esempio, le faccio due esempi, tanto una L'abusivismo di parte all'altra. necessità mi viene in mente. Sì, l'abusivismo di necessità rilanciato da Di Maio e Cancelleri durante la campagna elettorale per le elezioni regionali siciliane, l'abusivismo di indispensabilità Addirittura. lanciato dall'assessore all'ambiente, ad esempio della regione Sicilia, Totro, che praticamente dice sia un qualcosa che va ben al di là dell'abusivismo di necessità, l'abusivismo di Certo, indispensabilità. certo. Per non parlare poi dei condoni edilizi fatti, anche tentativi di condoni edilizi fatti da varie regioni. E in qui, in questo caso, il partito dell'abusivismo edilizio è trasversale. Cioè, ce Certo. l'abbiamo nel centro-sinistra, pensiamo a De Luca recentemente con il condono edilizio, che devo dire, grazie ai Noi Verdi, a livello nazionale siamo riusciti a fermare con un ricorso presso il governo Gentiloni, che l'ha accolto, che poi a sua volta ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, che l'ha bocciato. Cioè, De Luca stava sanando immobili anche in zone sottoposte a vincolo idrogeologico in Campania. O pensiamo ad esempio alle sanatorie che sono state fatte da varie regioni, sia di centrodestra che di centro-sinistra, pensiamo dal Veneto, passando per l'Abruzzo, Abruzzo voglio ricordare, regione altamente sismica, che ha come dire, sanato e reso possibile la trasformazione degli scantinati sotto il livello del terreno in abitazioni. Beh, immagini un po' che cosa significa se c'è un'inondazione che vive dentro gli scantinati fa fi la fine, una brutta fine. Certo. Quindi in Per non pratica, parlare poi. ecco, si è, diciamo, preferito il concetto di io tengo famiglia e quindi ho bisogno di una casa anche se abusiva, senza pensare al fatto che poi rischi tu e la tua famiglia di morirci dentro, come è successo purtroppo in questo caso. Lo Stato, in questo caso l'uso della terminologia Stato, ha rinunciato alla sua funzione, come dire, di indirizzo e di tutela dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità, assecondando spinte che da un lato sono, diciamo, prima raccolta di consenso elettorale, dall'altro anche, diciamo, perché dietro l'abusivismo edilizio c'è anche la criminalità organizzata. In Certo. Campania il ciclo del cemento è controllato dalla camorra, cioè non c'è metro cubo di cemento illegale che non sia controllato dagli smorzi o dalle cementerie controllate dalla Camorra. E quindi c'è un problema che andrebbe affrontato con risolutezza. Poi se nel decreto Genova, addirittura il Movimento 5 Stelle, che ha fatto una battaglia sull'ambiente, introduce il condono per Ischia, Certo, vuol dire che c'è un problema molto molto serio, cioè certo. che vince questa logica del consenso. Tra Cioè, l'altro io ci sono. vedo anche una certa, come dire, contraddizione, nel senso che da un lato il governo si batte per fermare le grandi infrastrutture e questo dal punto di vista ambientale credo che possa essere anche positivo, però poi dall'altro appunto scivola sul condono, come diceva lei adesso. Sì, diciamo, se dovessimo parlare del 5 Stelle, insomma, il tema, ad esempio, sempre nel decreto Genova, della presenza di una norma che consente di spargere sui suoli agricoli fanghi di depurazione con concentrazioni di diossine elevate e di PCB e di toluene e di arsenico, fa capire che c'è da ricostruire, diciamo, un tessuto di questo nostro paese che, ahimè, è andato perso proprio in virtù della logica del consenso. Il consenso è importante, fondamentale, se Certo. non si governa il paese,
Ma se per governare il paese dobbiamo mettere a rischio l'assetto idrogeologico del nostro paese, la qualità dei nostri campi e quindi del nostro cibo che poi noi e i nostri figli vanno a mangiare, allora è chiaro che c'è un problema molto molto serio, di cui noi Verdi, ambientalisti, vorremmo che ci fosse nel nostro paese un salto di qualità anche dal punto di vista politico, cioè il gap che c'è tra i verdi italiani e i verdi del nord Europa è un gap che deve essere assolutamente ridotto, devo Certo, dire, per il bene del paese. beh, mi viene in mente appunto in Germania dove i Verdi hanno in questo momento un grande boom, insomma, forse anche inaspettato, e insomma, qui in Italia i Verdi, con rispetto parlando, ma sono abbastanza spariti dalla discussione complessiva politica. Lei come se la spiega questa cosa? Avete sbagliato qualcosa anche voi, forse? Non c'è dubbio, non c'è dubbio, siamo sicuramente spariti dalla discussione politica, però diciamo nonostante le nostre esigue forze, insomma, noi siamo usciti fuori dal Parlamento nel 2008, sono 10 anni che siamo fuori dal Parlamento, abbiamo fatto battaglie importanti, cioè parliamoci chiaro, se non ci fossero stati i Verdi a scovare le norme sui fanghi tossici, cioè a scovare la norma sul condono edilizio, nemmeno chi era presente in Parlamento se ne accorgeva, oppure potrei farle citarle tante altre questioni, come esempio la vicenda dei di Valditara, dal 2008 siamo stati noi a evidenziare l'alto tasso di mortalità in quella realtà che poi portò la Procura a fare un'indagine. Detto questo, però, lei ha ragione quando dice che c'è un problema di consensi. Quali sono stati gli errori? Sicuramente c'è stata un'inadeguatezza. Un'assenza di una leadership forte a livello nazionale, ma c'è stata anche un problema di collocazione politica. Penso che i Verdi dovrebbero assumere una posizione più centrale nella società, non dico centrista, ma centrale nella società, per parlare a tutti. I Verdi in Germania sono una forza conservatrice su alcuni valori, ma molto innovatrice invece sui temi della produzione, dell'innovazione tecnologica, della lotta ai cambiamenti climatici, Cioè aderire all'Ulivo, sfruttare. insomma, o all'Unione è stato un errore da quel punto di vista. Ma negli anni passati, quando si è stati all'Ulivo, devo dire che in Parlamento hanno fatto cose importanti. Non si è compreso, secondo me, in quel momento in cui stavamo in Parlamento, che noi dovevamo essere la forza della legalità, era la forza contro la corruzione, ma la forza dell'innovazione. Ma certamente non la forza che si doveva schierare all'interno del perimetro della sinistra radicale. Deve essere, ripeto, io penso che i Verdi oggi devono fare un grande sforzo per costruire un processo costituente che possa accogliere varie esperienze, da quelle del mondo cattolico, che oggi sono attenti con l'enciclica di Papa Francesco al tema della lotta ai cambiamenti climatici, anche alle esperienze di chi ha fatto, ad esempio, nell'area liberale democratica, la difesa del tema dei diritti civili, un tema molto molto importante, e come anche, ad esempio, un'esperienza di sinistra che non si risale, ma Certo. un'esperienza ovviamente ovviamente non mi riferisco alla sinistra radicale, ma che porta in sé le battaglie storiche della sinistra, ma non per rifare la sinistra, ma per fare No, no, certo, una diciamo forza. il tema ambientalista è anche di sinistra, ma non è solo di sinistra, questo può essere un po' il concetto. Ma non è detto che sia di sinistra, perché se poi andiamo a vedere la sinistra che ha fatto in certe parti, penso che proprio il tema ambientale non sia di sinistra. Ecco, ma è possibile conciliare questo con, diciamo, lo sviluppo economico? Nel senso che poi l'obiezione che si fa sempre è, vabbè, voi siete contro le grandi infrastrutture, siete contro la costruzione, eccetera, e poi l'Italia come cresce? Ma guardi, noi non siamo contro le grandi infrastrutture, non siamo contro. Facciamo una questione di opportunità. Sul ponte sullo stretto abbiamo sempre detto che quella non è una priorità, perché nel momento in cui la Sicilia non ha un sistema infrastrutturale ferroviario, non ha l'acqua, perché ci sono regioni della Sicilia, insomma, della Sicilia che non hanno acqua e che c'è un problema di dissesto idrogeologico, penso che in questo momento la priorità è mettere in sicurezza il territorio. Costruire strutture ferroviarie che consentano collegamenti rapidi tra Palermo, Catania e il centro della Sicilia. Qui non è che siamo assolutamente contrari. Per adesso, per esempio, in Germania può venire un esempio importante. I Verdi in Germania governano nel Baden-Württemberg, in Baviera, dove ci sono le sedi delle più grosse industrie automobilistiche. Cioè, noi dobbiamo riuscire a trovare un canale di comunicazione anche con la grande industria, che
per capire che ad esempio il tema della sostenibilità, il tema ad esempio della produzione dell'auto elettrica, oggi la Fiat se ne accorta dopo tanti anni che noi dicevamo, noi siamo felici, che è fondamentale. Si può fare produttività Sì, anche rispettando l'ambiente, insomma. ma non solo rispetto all'ambiente, ma io penso che sia qualcosa di più, si può fare, produrre, ma un contributo importante al futuro del pianeta, ma ha un altro contributo importante dal punto di vista economico-occupazionale. Ecco, le faccio Cioè, un'ultima mi fa... domanda Prego. di nuovo sul fronte politico, nel senso, sperando che questo, diciamo, campanello di allarme che tragicamente si è acceso, non passi in cavalleria come al solito quando poi arriveranno le nuove notizie e non se ne parlerà più. Che tipo di leggi di emergenza, necessiterebbero oggi in Italia? Pensando anche al fatto che, tornando al caso di siciliano, quella benedetta casa, o maledetta casa era anche oggetto di una, ordinanza di demolizione, ma poi c'era ricorso al TAR e quant'altro, e quindi insomma ci sono anche dei problemi legislativi, no, su questo fronte. Assolutamente sì, c'è la necessità di intervenire per quanto riguarda l'abusivismo edilizio sulle modalità di repressione dell'abuso, cioè è inammissibile che per reprimere un abuso passino 90 più 45, 135 giorni. È evidente che chi ha deciso di fare un'edificazione abusiva sa benissimo a cosa va incontro e quei tempi così dilatati sono un favore a chi vuole edificare, perché in 135 giorni costruisci veramente un villaggio residenziale. Certo. E poi chi ci si mette, è chiaro, si mette là e aspetterà un nuovo condono, come è accaduto in questi anni. Quindi la necessità di intervenire, una volta accertato, di demolire subito. Per anni, ahimè, nello stesso periodo, sempre in questo periodo, ottobre, novembre, accadono questi eventi meteorologici drammatici e laddove c'è un territorio magari massacrato dall'abusivismo edilizio o sottoposto a dissesto, dobbiamo andare a commentare le ragioni. Quindi c'è Certo. da intervenire sui meccanismi legislativi, ma poi c'è un'altra cosa, vuol dire non è solamente una questione di risorse per quanto riguarda la difesa idrogeologica, è sicuramente una questione di risorse, ma le regioni devono cominciare a rispettare i vincoli. Troppe regioni, dal nord al sud, derogano i vincoli paesaggistici, riducendo le distanze deve costruire dai fiumi o dai corsi d'acqua, sempre per dare una risposta a chi ha bisogno di realizzare o quel centro commerciale o di fare quell'altro. Però la prima cosa da fare è che i vincoli paesaggistici vanno rispettati. Non è come Conte, in realtà il Consiglio che dice per salvare qualche vita umana, qualche vite umane possiamo fare a meno dei vincoli. È esattamente il Il contrario, i contrario. vincoli servono a salvare le vite umane. Se un Certo. Presidente del Consiglio faccia un'affermazione di questo genere, ne trovo una imbecillità e di una irresponsabilità inaudita, perché un Presidente del Consiglio dovrebbe essere il primo a dire basta, da oggi in poi le regioni, i comuni devono rispettare le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ma se lo Stato nella sua complessità è il primo a lanciare messaggi così equivoci, capisce che non Certo. siamo messi bene.